Buonasera, bentrovati, appuntamento speciale con l'anteprima di 38 Sport, l'avete vista nella nostra sigla perché di questo si tratta, siamo qua questa sera con il nostro studio che tra un attimo vi presenterò per commentare Juventus-Fiorentina, risultato che non ci piace, questa prima di campionato è arrivata molto presto, ancora è pieno agosto, Ferragosto appena passato, fa un gran caldo, ma già siamo qua sul pezzo per raccontarvi quello che accade nel campionato e quello che accade in casa Fiorentina. Dicevamo debutto che non ci piace perché ha vinto la Juventus 2-1, Kalinic ci ha illuso pareggiando il gol dei bianconeri dell'avvantaggio nel primo tempo e poi è arrivato puntuale il pipita Higuain che è entrato da poco dalla panchina, ancora un po' sovrappeso, però ci ha messo la zampata e ha dato i primi tre punti alla squadra di Allegri. Detto questo, siamo qui anche per parlarvi di quello che faremo quest'anno con il nostro palinsesto sportivo che da domani sera entra nel vivo con il primo appuntamento dalle 20.30, ma poi ci sarà lunedì, ci sarà il martedì, vi diremo tutto nei dettagli. Intanto buonasera Francesca Romeo, buonasera, buonasera Luca. Cristiana Gragnoli Bellugi e che più ne ha che più ne metta, un pezzo di trasmissione del lunedì, un pezzo di trasmissione della domenica intanto, e poi visto che abbiamo fatto il nostro studio diviso maschi contro femmine da questa parte, buonasera ad Anselmo Robbiato. Buonasera. Con Roberto che ha scelto che ha scelto il padrone piuttosto che la padrona, e ad Andrea Calcinai. Buonasera Andrea, rappresentanza in un certo senso della redazione sportiva del nostro notiziario sportivo. Buonasera. Tra moglie e marito non bisogna mettere il dito, abbiamo messo te stasera, quindi anche sul ruolo delicato di non far litigare la nostra coppia qua in studio, che ritroverete tante volte durante l'anno, ma ve lo spiegheremo meglio nel corso di questo appuntamento speciale. Avremo anche dei collegamenti con un pezzo del martedì della trasmissione di David Guetta, di Viola d'Amore, segnatamente Guetta Junior, Alessandro, che tra poco vedrete in collegamento dal Parco delle Cascine, Festa dell'Unità di Firenze. Eccolo qua, che adesso stiamo ultimando il ritorno audio, non so se già può sentirmi. Alessandro, se mi senti fai un cenno, ma dubito che ancora... Sì, eccolo, sì, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, serataccia. Ciao, Luca, buonasera a tutti. Serataccia sul fronte sportivo, noi proviamo un po' a sdrammatizzare. Non è andata benissimo, tanti tifosi presenti qui alla Festa dell'Unità alle Cascine, iniziata oggi, andrà avanti fino all'11 settembre, fino a poco fa, davanti al palco c'erano tantissime persone, come potete immaginare un po' di delusione anche perché per come è maturata questa sconfitta, quindi molte sono andate via, però presto avremo degli ospiti ai nostri microfoni e quindi sentiremo le loro voci, anche perché non si parla soltanto di Juventus-Fiorentina, si parlerà anche di altro, quindi a tra poco. Infatti bisogna parlare anche di quello che andremo a fare durante l'anno e il nome Guetta resterà un nome importante nella famiglia dello sport di RTV 38. Prima però chiaramente c'è l'attualità, c'è questo 2-1, Khedira, Kalinic, Higuain, questa la sequenza delle reti che hanno decretato la vittoria. Anselmo, si inizia col piede sbagliato guardando il risultato, si potrebbe anche dire che la Juventus è talmente favorita, talmente più forte sulla carta che alla fine la sconfitta ci poteva anche stare, per quanto dolorosa, quindi bisogna andare a guardare la prestazione, no? In questi casi la prestazione com'è stata? No, delusione sul risultato, ma delusione anche sul gioco, perché la Fiorentina soprattutto nel primo tempo non è mai riuscita a entrare in gioco, non ha mai creato niente di pericoloso alla forte Juventus. Nel secondo tempo ha provato a fare qualcosa, siamo riusciti a pareggiare su palla inattiva, però la forza di questa Juve è stata nel cambio Mandzukic-Higuain che ha risolto la partita. Perché, quindi... Basta dirlo, no? Cioè, certo. Ma guarda Luca come viene bene abbronzato. Ma quanto è bello stasera, il maritino caso, mio, bello. Non ci avevi fatto caso. L'unica cosa positiva che posso dire questa serata è l'esordio di Chiesa, che secondo me non mi è dispiaciuto. È vero, in alcuni tratti ha dimostrato personalità. Mossa strana, io non nascondo che anche con Andrea ne parlavamo prima della partita, ci era sembrato un po' un brillante bis. Ecco, ci era sembrata quasi una provocazione prima di campionato dell'allenatore che dice: e beh, io ho lui e faccio giocare lui perché non ce n'ho più. Poi in realtà se l'è levata benino, dai.
Strana a quel punto anche la sostituzione, vedendo come si era mosso nel primo tempo, siamo rimasti sorpresi, anche se Teio nel secondo tempo ha fatto quel poco che ha fatto la Fiorentina, secondo me è passato dai suoi piedi. Il cambio a ragion veduta ci può stare, ma sul momento mi ha un po' sorpreso. Comunque, insomma, Chiesa ha fatto il suo, quindi sicuramente non si è bruciato. Ecco, se questo poteva essere il timore di una figuraccia, non l'ha fatta, anzi, è stato in campo dignitosamente. E poi si dice sempre questi vivai non si usano, allora puntiamo quando... sui giovani come facciamo. Hai visto? Ma è stato bravissimo, dai. E sulle ragazzine. Allora. Che qui non ce ne sono. L'unica vera giovane che è Carlotta. Ecco, che domani sera l'unica vera ragazzina. 20:30 puntuale. Poi vedremo, saluteremo meglio nel corso dell'appuntamento. Intanto io tornerei anche da Alessandro Guetta, che avevo visto con un ospite. So se si è già sottratto alla nostra diretta, eccolo qua, Fabio Incatasciato, segretario metropolitano del PD, ma anche, lo possiamo dire, insomma, in questo ambito ci mancherebbe, sfegatatissimo e ancora di più, e grande conoscitore anche della storia della Fiorentina e dell'aneddotica della Fiorentina. Però se stiamo sull'attualità, Alessandro, che ci dice Incatasciato? Fagli un paio di domande tu, va? Eccomi qua Luca, di nuovo buona serata a tutti con Fabio Incatasciato, segretario metropolitano del PD. Una sconfitta per la Fiorentina in questa prima partita di campionato, non ci voleva, però comunque qualche segnale positivo Incatasciato c'è stato. Sì, la Fiorentina a calcio ha giocato una partita come si gioca contro la Juventus, però è la fotocopia della squadra e girone di ritorno dell'anno scorso. Io credo che questo sarà un campionato complicatissimo, molto difficile, la squadra non è stata migliorata in nulla ed è esattamente quella che si è vista da gennaio in poi e sta in campo perché Sosa comunque è bravo ma non tira mai in porta, non ha occasioni da rete, ha equivoci tattici come questo di Bernardeschi a cui non si riesce a trovare un ruolo, ha una difesa che è sempre quella che ormai conosciamo e prende gol così, quindi è una squadra che volutamente non è stata migliorata. Io credo che questo sia un fatto grave, perché invece le squadre ambiziose come la Fiorentina, quando si arriva l'estate, devono essere cambiate, devono essere migliorate, si può vendere anche i giocatori, se ne possono comprare altri. Io sono contento per la partita di stasera, che ho visto una squadra con coraggio e carattere, è stata anche un po' sfortunata, però ho la consapevolezza che questo sarà un campionato secondo me molto difficile, né più né meno, perché ricomincia come era finito l'anno scorso. Ecco, ricordiamo, ovviamente siamo alla Festa dell'Unità nel Parco delle Cascine, inaugurazione oggi, se non sbaglio andremo avanti fino all'11 settembre, fino a pochi minuti fa c'erano tante persone davanti al palco, chiaramente la delusione È stata bella, perché una sera che comincia la Juventus-Fiorentina non può che dare spazio a questa partita, e siamo contenti perché la festa, al di là ora della tanta gente che è venuta a vedere il match, è una festa stracolma di gente, tante persone sono venute, siamo contenti che siano alla festa politica più importante della città, che riunisce tanti volontari, tanto impegno, tanta musica, tanto calore. Stasera per la Fiorentina, ma in tante altre occasioni su questo palco centrale ad ascoltare quelle che sono le prospettive della politica italiana, del Partito Democratico e tutte le cose che stanno succedendo nel nostro paese. Io sono contento di questo, lo sono, Alessandro, un po' meno per il campionato che andremo a fare. Con un pareggio sarebbe stata meglio, ecco. Sì, sarebbe stata meglio, tra l'altro la Juve era chiaro, no? Ha giocato bene la prima mezz'ora fino a che non ha segnato, poi il secondo tempo era una Juventus da 20 di agosto. Alessandro! Juventus da 20 di agosto, che però fa entrare Higuain e segna, perché poi quando è entrato sapevamo in qualche modo avrebbe fatto gol, quindi ha tante risorse. Io quando ho visto che si era pareggiato, ho visto una Juventus che in quel momento avrebbe fatto fatica a risegnare, poi c'ha Higuain, ripeto, siamo stati anche un po' sfortunati. Però insomma è una Fiorentina che conosciamo bene, perché è la solita e fa fatica a tirare, non segna, è la solita squadra. E ripeto, se voluto in tutti i modi tenere così, questi sono i risultati. Vediamo, speriamo Alessandro, che no, mi voglio stare, mi voglio divertire, ma insomma non sono molto ottimista. Eccomi Luca, dimmi tutto.
Trattieni ancora in Catasciato per pochissimi minuti, torniamo da voi tra due minuti, davvero il tempo di fare una telefonata, lo chiediamo alla regia di aprire un collegamento, sentiremo anche il parere sulla partita di Alberto Di Chiara, che a proposito di trasmissioni che andremo a fare sarà un pezzo, sarà un pezzo da 90 del lunedì per sera. Richiamare un po' sì, del lunedì sera, per richiamare un po' questo compleanno della Fiorentina, una Fiorentina che sì, ci ha un po' deluso oggi in questa prima giornata di campionato, e soprattutto questo è il menù, eh? Guarda che triade, guarda che triade, attenti a quei tre. Questo è il menù, potremmo chiamarlo anche, come dire, evoluzione della specie. Vedi, partiamo dal basso, poi ci innalziamo e poi di nuovo c'è una ricaduta. Via, dai, ma per favore. Questo è il programma, va bene, il nostro palinsesto sportivo sarà questo. La domenica mi dovrete sopportare, non c'è niente da fare, lunedì sera ci penserà Francesca e poi ci penso io e poi E Alberto Di Chiara sarà un pezzo. Sarà uno degli ospiti, diciamo, uno dei pezzi fondamentali di Mister Romeo. Speriamo di non creare un nuovo caso a Mandalir, perché con questo gioco Mister Romeo il cognome. Allusioni rischiose, ma l'hai tirato in ballo. Mister Romeo. No, a parte gli scherzi, si fa per scherzare, cioè, naturalmente, con un po' di larità. Però la Fiorentina ci ha un po' effettivamente deluso se possiamo, diciamo, essere pignoli, abbiamo visto come in questa prima partita si evidenziano le stesse lacune, come giustamente diceva Fabio quella è la squadra. La squadra è la stessa, quella e questo è sempre difensore centrale che non è pervenuto, una difesa che comunque fatica e che sì, tiene, diciamo, la squadra anche la palla alta, però non tiene le linee in difesa e questo, insomma, non ci dimentichiamo anche il valore dell'avversario. Questo è incredibile. È una squadra che ha fatto una campagna acquisti per vincere su tre competizioni, quindi ha fatto una campagna acquisti molto diversa oggettivamente dalla nostra, perciò con tutto un altro tipo di spesa e altri tipi di introiti, uscite ed ingressi ultra costosi da una parte, un mercato, diciamo, fino ad ora molto oculato. Dovremmo avere Di Chiara, perché vedo la grafica che è già pronta. C'è Alberto, ci senti? Sì, vi sento. Oh, eccoci qua, buonasera. Ciao, buonasera Alberto tutti, Di Chiara. Buonasera a tutti. Ti abbiamo disturbato intanto in attesa di trovarti poi qua in studio lunedì sera a partire dalle 21. Ma sì, per un commento intanto a caldo su questa sconfitta, da una parte l'abbiamo detto, Juventus solidissima, fortissima, non scopriamo niente, 5 scudetti parlano da soli, ci mancherebbe, i nomi che erano in campo, in panchina, parlano da soli. La Fiorentina però come ha fatto secondo te? Poteva far meglio? Beh, è una sconfitta annunciata in primis contro una squadra che, la Juventus, che però oggi ha giocato sì un grandissimo primo tempo, nel secondo tempo è un po' calata, e nel momento in cui è calata si è visto, insomma, che è stata colpita al momento che magari nessuno si aspettava. Ma al di là di questo si è vista una Fiorentina che è un pochino sulla falsa riga dell'anno scorso, però purtroppo è più vicina alla seconda parte del campionato dell'anno scorso che non alla girone d'andata. Una squadra un pochino così, un pochino prevedibile, un pochino lenta, che tira poco in porta, che non è riuscita, anche grazie chiaramente al fatto che affrontava una Juventus che appunto, come dicevate, è stata costruita per cercare di vincere su tutti i fronti, quindi una squadra superiore sotto tutti i punti di vista. Diceva Francesca che c'è stata una campagna acquisti sicuramente superiore, anche perché loro hanno acquistato giocatori importanti. La Fiorentina fino adesso si è limitata soltanto a prendere delle alternative valide. Poi non ho capito alcune cose, faccio i complimenti a Chiesa che ha fatto un buon esordio, una sorta sorpresa, e sono sempre favorevole al fatto di far giocare giocatori italiani e cercare anche di metterli in campo, e visto che l'ha fatto con grande coraggio. L'abbiamo sottolineato anche in studio di questa scelta, dicevamo anche con Anselmo Robbiati che insomma ha sorpreso questa scelta del Chiesa Junior, però ha fatto bene, ha fatto il suo, insomma, quantomeno quella che poteva sembrare una mossa un po' alla Brillante, se ci ricordiamo quello che fece Montella. Speriamo che non faccia la stessa fine. Quello sicuramente, auguriamo al calciatore prima di tutto, però insomma anche in campo si è visto qualcosa di diverso. La domanda però ve la devo fare sia a te Alberto, e poi anche la risposta da Anselmo, però da uomini di campo, di spogliatoio.
un po' il sapore della provocazione può averla questa scelta di Sousa, o semplicemente l'ha mandato dentro perché ci crede, insomma ci ha creduto fin dall'inizio, per cui l'ha fatto giocare titolare a Torino contro la Juventus alla prima in Serie A per lui? Sì, posso... Ma adesso non lo so, se si arriva alle provocazioni, cioè siamo arrivati proprio al limite del rapporto, credo io. Adesso non voglio entrare in merito a tante cose. C'è qualcosa, se Sousa deve dire qualcosa, deve dirlo in faccia, anche in privato chiaramente, a chi di dovere, cercare di far valere le proprie idee. Farlo a rischio e pericolo di perdere la partita, anche se rischiare anche di bruciare un giocatore che potrà essere senza dubbio anche un capitale della società e anche, anche per il giocatore stesso, cercare di metterlo soltanto per una ripicca nei confronti della società sarebbe veramente grave da parte dell'allenatore. Io spero che, insomma, che i messaggi subliminali li possa mandare in un'altra maniera, magari se deve proprio mandarli, non mandando in campo un giocatore molto giovane che tra le altre cose, meno male, insomma, che la cosa è andata anche discretamente bene, più per un fatto tecnico che chiaramente per una ripicca nei confronti della società. Va bene Alberto, grazie, dovrebbe essere una pillola e ti lasciamo perché tanto poi lunedì avrete modo di ritornare tutti gli argomenti. Grazie ad Alberto Di Chiara. Grazie a voi, un saluto a tutti. Che ritroveremo adesso, Alberto. Come detto, lo chiedo anche a te Anselmo. No, io non penso che sia una provocazione, anche perché Sousa ha sempre parlato bene di... Se ti provi a mettere nei panni del giovane Chiesa che debutta in Serie A in casa della Juventus. Grandi motivazioni, secondo me, grandi stimoli. Mm-hmm. D'altronde prima o poi devi farlo, quindi meglio di che la partita contro la Juventus che ti dà grandi stimoli, grandi motivazioni. Non hai rischio dei cali di tensione. No, ma poi si è comportato benissimo. Poi Sousa nel precampionato l'ha sempre utilizzato, ha sempre fatto complimenti importanti su questo ragazzo. Quindi secondo me gli ha dato proprio la possibilità perché voleva vederlo a confronto di questi. Dovessi dargli un consiglio per la seconda presenza in Serie A, Chiesa? Che gli diresti? Ma io direi di continuare così, grande impegno, grande applicazione, costanza nel lavoro, è lì che si migliora. Poi le partite fanno vedere se il livello del ragazzo è il percorso è giusto. Abbiamo le prime dichiarazioni? Abbiamo le parole di Allegri che si è detto soddisfatto di come la squadra ha disputato la prima partita della stagione, meglio delle sorti dello scorso anno. Qui siamo all'ovvietà, l'anno scorso aveva perso con l'Udinese, questa sera ha vinto, si è lamentato perché la squadra non ha chiuso la gara nel primo tempo, comunque sia. Si è detto soddisfatto dell'esordio della squadra, del gol di Higuain, sottolineando che la Juventus partirà per far bene in Europa, ma senza l'obbligo di vincere la Champions League, che penso sia il vero obiettivo, essendo reduci da 5 campionati consecutivi, sia il vero obiettivo della squadra di Allegri. Beh, direi l'obbligo chiaramente non c'è, però è chiaro che se spendi quasi 100 milioni per un centravanti, non è che poi non ci devi provare. Senz'altro, non si può tirare indietro. Mi sembra il minimo. Torno da Alessandro Guetta e Fabio Incatasciato, perché visto che il segretario del metropolitano del PD aveva detto nel precedente collegamento la squadra è la stessa, non è arrivato nessuno, abbiamo visto più o meno gli stessi difetti, gli stessi limiti del girone di ritorno, allora vorrei Alessandro che gli chiedessi da tifoso e da osservatore che cosa vorrebbe vedere dalla società in questi ultimi giorni di mercato, ci sono ancora un paio di settimane volendo per fare affari. Allora mi chiedono dallo studio di chiederti da tifoso osservatore cosa vorresti vedere da parte della società in questi ultimi giorni di mercato, visto che comunque fra 10 giorni si esaurisce questa finestra estiva. Secondo me uno dei problemi di questa squadra è dall'anno scorso, l'abbiamo visto, l'abbiamo saputo, il fatto che manca un difensore di qualità come Gonzalo Rodriguez e come Astori. Manca, non è certo De Maio, tra l'altro la Fiorentina ha anche una mancanza numerica, perché De Maio non è un difensore in più, sostituisce Roncaglia che era comunque un giocatore l'altro anno ha fatto tante volte titolare. Quindi secondo me va comprato un giocatore in quel ruolo lì, e poi secondo me va comprato anche un altro attaccante, perché la Fiorentina non può giocare con solo Kalinic, c'è bisogno di peso davanti, c'è bisogno forse anche di un altro centrocampista se non si compra l'attaccante. Oggi quando noi abbiamo pareggiato avevamo una squadra fatta per attaccare, e una volta sostituito Badel con Sanchez, che tra l'altro non è andato male, però non avevamo più nessuno in panchina, cioè qual è l'altro giocatore che può entrare? Cioè, è una rosa corta, non è stata corta in alcuni ruoli, non è stata minimamente migliorata, ma che può andare anche bene, però io ho lasciato
le dichiarazioni estive, sarebbe stata una Fiorentina rinforzata, non mi pare, ecco. Quindi secondo me serve un difensore e serve un centrocampista che dia fiato, forse anche una punta se Rossi è un giocatore da ultimi 10 minuti, quarto d'ora. Poi ci sono alcune cose abbastanza misteriose, ora che un ragazzo come Chiesa, che ha fatto la primavera come l'anno scorso, esordisca in prima squadra a Torino contro la Juventus con Mati Fernandez in panchina, non che debbano giocare questi, ma allora forse sono giocatori che si può mettere sul mercato per prendere soldi, per prenderne altri, non lo so, non c'è una logica francamente non riesco a capire, se non quella che si sta preparando un campionato più modesto rispetto a quello degli altri anni. Quest'anno abbiamo il Milan che avrà Montella, che conosciamo tutti e che secondo me tirerà fuori un bel campionato, l'Inter che ha speso molto, ma i cinesi, le milanesi, e quindi potrebbero rilanciarsi, e questo è un altro tema abbastanza triste del calcio, no, italiano. Non lo affrontiamo adesso, però stiamo imprenditori italiani che ci investono in questo, stiamo sul nostro territorio, va Alessandro, un grande soggetto. Sì, sì, rimaniamo globalizzando, sì. Ecco. Alessandro, grazie. già che vedo incatasciato, bello carico a pallettoni, digli che insomma intanto lo salutiamo, sì, lo ringraziamo, però lo aspettiamo in studio qua la prima domenica sera che vuole, volentieri, così ci riprende una buona oretta, bene, e mezzo di trasmissione. Riporta i nostri buoni uffici. Allora, saluti e ringraziamenti dallo studio e attesa per incatasciato in studio a questo punto. Ma certo, è un po' di tempo non ci vengo. Grazie a tutti voi, volentierissimo, e grazie per la vostra presenza VIP, che è stata un bel modo per chiudere una bella serata comunque al di là della Fiorentina. Bene, grazie. Grazie. Alessandro, resta lì. Tra Guerrini. Sì. Avete sentito, tra poco torniamo a collegarci con un altro ospite. C'è scappata quella frase su Pepito, uomo da 10 minuti, un quarto d'ora alla fine. E io non posso esimermi. Vabbè, in 10 minuti che un quarto d'ora si fanno tante cose. Su questo potremmo aprire tutto un'altra tematica come quella di cinesi. Antemo ne sa qualcosa. No, non dire così. Dare via Pepito o no? Perché tanto Pepito se farà un anno così, sicuramente di fuori che da mesi così non vorrà rimanere. La storia del nostro calcio di uomini decisivi negli ultimi minuti non ce ne sono stati tantissimi. Uno è qua in studio da noi, specialista vero, pochi altri, degli ingressi nel finale. Ma poi guarda come viene bene stasera. Poi numericamente mi sembra la Fiorentina abbia delle carenze in dei reparti, ma non in attacco. Babacar non si è neanche scaldato, Zarate si è scaldato e non è entrato. Non credo sia quello il reparto su cui lavorare. Anche se è partito Gomez, Deo grazie. Non ha pianto nessuno. Assolutamente. Su Rossi però io una domanda me la sono posta in questi giorni sul tanto il tema del Rossi uomo da ultimo quarto d'ora, ultimi 20 minuti sarebbe venuto fuori inevitabilmente, ma un calciatore che già l'anno scorso aveva la possibilità di farlo questo ruolo e non l'ha voluto fare perché ha voluto andare a giocare, ora che ha un anno in meno di carriera ancora a disposizione rispetto a un anno fa, perché lo dovrebbe accettare adesso se non nell'ottica di arrivare a scadenza di contratto e poi liberarsi gratuitamente? Ma io credo che infatti abbia tempo da perdere un calciatore come penso lui, che non lo accetterà neanche in questa stagione. Se non decideranno ora, sicuramente a gennaio Pepito Rossi andrà, sì, certo, se continuerà a essere questo il minutaggio di Rossi. Però forse anche il giocatore magari deve rendersi conto che la Fiorentina ha un attacco forte e si deve mettere in discussione ogni allenamento per cercare di guadagnarsi il posto. E trascinare la questione a gennaio allo stesso tempo non ha senso, tutte le settimane chiederanno a Sousa, ma certo, fai giocare io penso Rossi, che in questi 10 giorni qui ora si risolverà qualcosa, sì, perché poi la Fiorentina gli attaccanti ce l'ha, c'ha Akanji, Babacar, Ilicic, Bernardeschi come esterni, Tello, quindi sicuramente con Rossi farà qualcosa in questi giorni. Tu sposi la sua opinione? No, penso non puoi sposare altro perché è già no, sposato. No, perché anche lei è già sposata. E tu pure, va bene.
Comunque, no, sì, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto adesso Anselmo, anche perché, insomma, anche se non credo che la Fiorentina possa fare grandi, cioè, grandi cose gli ultimi 15 giorni di mercato. Ecco, poi noi alle sorprese, alle belle sorprese siamo sempre pronti, quindi noi le accettiamo con benevolenza estrema. Siamo grandi corvinate a sorpresa negli ultimi giorni, perché qualcosa manca, in effetti, in difesa, anche numericamente, non ci vorrebbe. Enrico, eccolo qua, il trittico delle nostre trasmissioni. Ma già che la nostra regia ha preparato in questi giorni anche un promo ad hoc per lanciare le tre trasmissioni, se non l'avete visto e se regia sono d'accordo, io lo farei rivedere adesso. L'abbiamo preparato in scaletta, così ci rivediamo il promo e poi entriamo un po' più nel dettaglio del palinsesto. Ce lo vediamo? Al via una nuova, ricchissima stagione sportiva su RTV 38. La domenica alle 20.30, 38 Sport. Opinioni, dibattiti e retroscena sul mondo della Fiorentina, condite dalle giuste dosi di ironia e bellezza. Ogni lunedì la grande novità, Mister Romeo. Uno spazio in diretta di confronto serrato per tornare a riflettere sui casi più importanti del campionato di Serie A, con competenza e un pizzico di fantasia. Il martedì, in prima serata, David Guetta e la sua banda, con Viola da Amore, la trasmissione che porta in TV i tifosi della Fiorentina. Tre serate da non perdere, tre serate a tutto sport nella nuova stagione di RTV 38. Questo è il nostro promo che rivedrete anche chiaramente in questi giorni e che vi spiega quello che andremo a fare questa stagione a partire da domani sera 20.30, al primo appuntamento della domenica. E dunque, Cristiana, sì, dimmi che facciamo tutto. Domani sera? Dimmi non lo so. Io non ci ho pensato granché, no. Ti dico la verità. No, ho avuto Dai, io sai che improvviso, no? Quando siamo lì poi si vede. Sento forte. Sì. Allora, te lo dico io cosa facciamo domani ecco. Sera. Domani sera ci ritroviamo qua. Sì. Né più né meno. Con chi? Io, te? Con te, con Anselmo. Ecco. Che sarà uno dei volti di quest'anno. Con Roberto, che sì. Perversa per lo studio. E si sente anche abbaiare, credo inevitabilmente che il Bau torni nei microfoni. Con Carlotta. Con Carlotta Comparini, che salutiamo, ci sta guardando da casa. Purtroppo ha avuto un, come dire, non vorrei dire un contrattempo, però insomma, causa di forza maggiore, non è potuto essere qua. Vabbè. Era al mare, diciamolo apertamente, era al mare. Domani comunque arriva. Voglio dire, è agosto e quindi ci può stare anche verso un po' di mare, ma domani sarà qua puntualissima alle 20.30. Ci sarà Ciccio Graziani, ci sarà anche Michele Frattini per darci tutte le ultime di mercato, ci sarà anche Giacomo Guerrini, che sarà un altro dei volti nuovi che si aggiunge alla famiglia della domenica sera, che è in collegamento con Alessandro Guetta. Giusto? Sì, sì. Eccoci qua, esatto. Un altro ospite, ovvero Giacomo Guerrini. Esatto. Di, Alessandro, noi gli possiamo chiedere questa serata. Sì, non gli possiamo chiedere sulla trasmissione domenica sera, perché sarà quasi un debutto per lui in trasmissione. Però vorrei sapere cosa pensa della partita che ha visto stasera e della Fiorentina che ha visto stasera. Allora, Giacomo, mi chiedono cosa hai visto della partita di questa sera, cosa hai visto della Fiorentina scesa in campo a Torino allo Juventus Stadium. Beh, abbiamo visto la Fiorentina dell'anno scorso e purtroppo abbiamo visto la Fiorentina del girone di ritorno dell'anno scorso, quindi è una squadra che sostanzialmente non tira in porta, è una squadra che non ha grinta, che non è stata in grado di mantenere il pareggio che ha ottenuto, come dire, sull'unica occasione che ha avuto in tutta la partita ed è stato un calcio d'angolo. È una squadra che ha affrontato la Juventus come avrebbe potuto affrontare il Chievo, il Torino o la Sampdoria. Questa è la Fiorentina di Sousa da ormai da 20 partite a questa parte e questa credo sarà la Fiorentina di quest'anno, visto che in campo c'erano gli stessi giocatori dell'anno scorso, un'eccezione. Al posto di Borca Valero c'era Chiesa, un giocatore della primavera. Mi sembra che questa sia la risposta più precisa che Sousa ha dato sul mercato della Fiorentina. Ho visto che ci sono stati dei paragoni con Brillante a Roma, Montella, li trovo un po', come dire, impropri, perché Brillante uscì alla fine di un primo tempo disastroso, Chiesa esce a testa alta dopo aver giocato un ottimo primo tempo ed esce in virtù di un cambio di ruolo, non è la stessa cosa. Però ecco, trovarsi a dover giocare un esordiente la prima partita a Torino contro la Juve mi sembra sia un campanello d'allarme. E poi ricordiamo che Sousa in settimana ha speso parole importanti per Federico Chiesa, ha detto un giorno sarà il capitano e la bandiera della Fiorentina, quindi
un'investitura di quelle inaspettate. Fra l'altro ricordiamo che Sosa comunicò a Chiesa tramite stampa l'inserimento in prima squadra. Chiesa disse: io non lo sapevo, era a farmi la doccia, e a Moena lui disse: Federico Chiesa farà parte del nostro gruppo. Sì, importante, però come dire, siamo a parlare di un giocatore che sarà importante fra qualche anno, però questo giocatore è stato chiamato ad essere importante stasera contro la Juventus, e siccome tutti sappiamo quanto è importante questa partita, diciamoci anche che difficilmente qualcun altro incontrerà la Juventus di stasera. Uno, perché era prima di campionato; due, perché la Juventus non mi è parsa irresistibile; tre, perché la Juventus aveva in panchina tutti i nuovi acquisti a parte Dani Alves e aveva un centrocampo che difficilmente rivedremo in campo nel prosegue stagione, senza Pjanic, senza Marchisio, con Khedira che ha fatto una grande partita ma mi sembra rientrasse da un infortunio. Insomma, è un'occasione sprecata da parte della Fiorentina, secondo me, e la conferma che qui c'è da invertire una tendenza che purtroppo è iniziata a gennaio di quest'anno. Di solito le certezze in una squadra iniziano dalla porta. Tatarusano di certezze ne dà oggi tanti rinvii sul fallo laterale. Noi a Firenze siamo fantastici a cercare capri espiatori. Tatarusano, Tomovic. Io direi che i due gol della Juventus non sono stati frutti di errori di Tomovic, ma sono stati errori marchiani della difesa e come dire, dell'interpretazione della fase difensiva della squadra. Dopodiché ci saranno molti portieri più forti di Tatarusano, ce ne sono molti anche più deboli, però diciamo la Fiorentina in rosa tre portieri ce l'ha. Io mi cerei andare a cercare un difensore e un centrocampista che per bocca della società mancano a questa squadra da settembre dell'anno scorso. Alessandro, chiediamo un'ultima cosa a Giacomo, poi lo salutiamo. So che prima della partita lui ha condotto un dibattito, un confronto alla Festa dell'Unità, al Parco delle Cascine, tra juventini e fiorentini, diciamo compagni che sbagliano, così l'hanno intitolata. Gli chiedi cos'è venuto fuori, se è venuto fuori qualcosa di divertente, di interessante, una curiosità. Sì, allora mi chiedono del dibattito, però informazione di servizio è slittato. Il dibattito, diciamo, doveva slittare alla fine della partita e diciamo per ovvi motivi l'abbiamo rimandato a, come dire, a data da destinare. Però comunque c'erano molti fiorentini ma anche qualche juventino. Sì, però gli juventini sono andati via sul 2-1 come è il loro costume, quindi sarebbe stato difficile poi farlo solo tra di noi, ma insomma la festa è lunga, si farà. Grande sportività però, esultanza degli juventini sul 2-1 e tifosi fiorentini composti al loro posto, scene che insomma... Volevi la rissa alla Festa dell'Unità? No, la rissa no. Ci poteva cominciare con la notizia. La rissa no, però qualche scaramuccia magari ci può... La rissa no, però. Il però è interessante. Bravo Guetta. Un'altra delle cose, ora non la scaramuccia veramente, però mi sembra che questa partita a Firenze l'abbia vissuta un po' meno passione rispetto a quella che ha caratterizzato altre sfide del passato. Deve recuperare la passione. Sì, un po' c'è da recuperarla, sì. E il compleanno fra una settimana speriamo che sia significativo perché qualcosa cambi, davvero. Beh sì, insomma, il compleanno io dico deve essere una festa perché è il compleanno della squadra, non di una società, di una dirigenza, ma veramente è il compleanno di qualcosa e fa battere il cuore a tutti noi. Per questo, come dire, io... spero davvero che ci sia Antognoni, insomma, al quale insomma, mi andrebbe di dire che la festa non è la festa della Valle ma è la festa della Fiorentina, e lui ci deve stare per forza così come tutti gli altri. È chiaro che ritrovare come dire, ritrovarci tutti insieme con quei giocatori che ci hanno fatto battere il cuore, non solo perché li abbiamo visti giocare ma anche perché magari ne abbiamo letto le gesta. Io penso ai giocatori del 56, a quelli dello scudetto del 69, la Coppa e le Coppe. Insomma, è un momento forte che dobbiamo vivere con un animo di gioia e di festa. Bene, a voi. Alessandro, grazie. Ringrazio, saluto a Giacomo Guerini, sì, che tanto ritroveremo qua domani sera in studio, e vi congediamo dal Parco delle Cascine con il collegamento. Noi ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo già sforato di un minutino. Torniamo tra poco, un break, e poi ancora vi dobbiamo raccontare quello che faremo quest'anno con le nostre trasmissioni sportive. A tra pochissimo. Te la sa fare la Veronica? Rieccoci con la nostra anteprima sport, con la sigla dalle forti tinte viola, l'avete vista, per presentarvi quello che faremo quest'anno. Da domani sera torna l'approfondimento, ore 20:30 con 38 Sport, lunedì ore 21 Mister Romeo, buono Roberto, martedì alle 21 Viola d'Amore
con David Guetta. Prima di tutto, eravamo rimasti ancora la domenica. Io ero rimasta alla Veronica. Alla Veronica, si vuole sapere se so fare la Veronica. La sa fare o no? Beh, quando ero 10 kg meno, sì. Ah, detto visto? Questo, prima di tornare sul nostro palinsesto, però c'è anche Sosa che ha parlato nel dopo partita Juventus-Fiorentina dicendo. Che cosa di interessante? Allora, gli spunti principali di quello che ha detto Sousa, si è detto anche lui soddisfatto della gara disputata dalla Fiorentina, che ha giocato con coraggio contro una delle squadre più forti in circolazione in Europa, sicuramente la più forte in Italia. Ha detto: abbiamo corso molto, il secondo gol ci ha tagliato le gambe anche un po' per sfortuna, in effetti il gol di Higuaín è nato da un rimpallo. Per quanto riguarda Borja Valero, ha detto che lo spagnolo ci ha provato ma aveva sempre fastidio e ha deciso di non rischiarlo. Chiesa lo ha fatto giocare perché crede che potrà essere utile anche nel proseguo del campionato. Per quanto riguarda gli altri temi, un dribbling direi sul mercato, ha detto che il mercato non mi preoccupa. Poi rifacendoci anche a quello che abbiamo detto fino a poco fa, domanda su Giuseppe Rossi: in tanti si aspettavano un utilizzo diverso da parte dell'attaccante della Fiorentina, in molti addirittura dal primo minuto. La risposta di Sousa: ha iniziato bene la preparazione a Moena, ha delle ottime capacità e insieme agli altri ci aiuterà in tutta la stagione per vincere con la Fiorentina. Non ha detto niente. No, infatti, non ha detto niente, ha delle ottime capacità Giuseppe Rossi, vedo che insomma loro se ne siano accorti sì, in tanti. Sì, su quello ci siamo. Però. Su quello ci siamo, indubbiamente. La battuta su Borja Valero chiaramente non è banale, il fatto che abbia detto che non ha giocato per il problema fisico, perché chiaramente appena è stato visto Borja Valero fuori dalla formazione, sì, nonostante la convocazione direttamente in tribuna, tutti a dire: ah vai, questo è perché c'è la Roma di mezzo, e vabbè, queste voci che corrono, io non ci credo, non ci voglio credere, non credo che la Fiorentina si vada a privare del miglior centrocampista in questo momento, e anche Roberto già protesta, solo all'idea. Dicevamo, allora, domenica sera, noi riprendiamo con il nostro approfondimento, giusto Cristiana, alle sì. 20.30, dove esordiremo come al solito con te, che ricordi il nostro numero per gli sms. Sì, domani me lo studio perché ora così è passato. Il sole sì. dell'estate. Vabbè. Sì. Ha cancellato, no, è che ha scoppio sul cervello, okay. Capisci? No, comunque sì, domani sera siamo di nuovo qui tutti insieme e mandate i vostri messaggi. Certo, scriveteci sulle pagine social, tra l'altro vorremmo rischiare di mandare su live Facebook magari qualche spezzone durante la pubblicità. Sì. Se avete voglia, tu Carlotta, di riprendere, dovremo avvertire chi sarà in studio di contenersi, perché sì. nella pubblicità succedono sempre le cose più interessanti. Sì, perché secondo me quando c'è la pubblicità succedono. Ecco, è il momento clou della voi serata. Voi ci seguite in TV, ecco. Poi arriva la pubblicità, vi spostate su Facebook, sul profilo nostro e magari ci scappa il live. Vediamo. Ancora col bastone? Il fuori onda? No, abbiamo tolto. La questura. Non va più. La questura, non va più. No, c'è imposto. Se ricordo di avere onda, il bastone in testa, lo scappato. Di sicurezza, quindi lo dobbiamo togliere. Dicevamo, ci sarà Graziani, Guerrini, Anselmo Robbiati, Fratini per parlare di mercato, Carlotta e Cristiana, studio domani sera. Ci saranno poi nel corso dell'anno anche Celeste Pin e ci sarà anche sempre la nostra famiglia Gianfranco Monti, che però non poteva essere qua stasera, non può esserci domani sera, ma ci ha comunque mandato un messaggio anche per farci capire insomma qual era il suo impedimento. Ce l'ha registrato questo pomeriggio, cioè prima della partita ovviamente, così anche per salutarci e per farci capire qual è la forza maggiore che lo sta trattenendo in questi giorni. Il video. Ciao amici di RTV38, sono così allegro, spensierato, perché a parte sto pensando, io sono qua a lavorare, non guardate dietro che c'è il mare, che è soltanto casuale questa cosa qua dietro. È sabato pomeriggio, non so quindi ovviamente il risultato di Juventus-Fiorentina, non so come sia andata, però sono molto fiducioso perché sono fiducioso, cioè loro sono fortissimi, loro sono fortissimi. Però non siamo ripescati dalla piena, quindi ok, speriamo bene, se no sono rovinato. Un abbraccio a tutti gli amici di RTV38, vi dico di seguire le trasmissioni perché la domenica sera ci sarò anch'io, c'è il Renzoni che conduce, c'è una montagna di bella di belle figliole, c'è la Cristiana, c'è la Carlotta, il lunedì c'è la Francesca Mary Romeo.
non gnoccone, vabbè, che però ormai mi è scivolato via. C'è Iguetta, che non è uno gnoccone, però l'Iguetta, insomma. Io sono orgoglioso di essere in questo team perché mi sento a casa. Forza Viola, sempre sia lodata. Un abbraccio a tutti, grande Ciccio Graziani, grande Celeste Pin. Oh, taglia, se no non finisco veramente più. Fai come Bobo, spegni il rosso, pigia il rosso. Grandissimo Gianfranco, grazie per il saluto, graditissimo chiaramente, e lo troverete qua prossimamente, non domani sera, come detto. Poi la domenica successiva sarà anche quella della grande festa per i 90 anni della Fiorentina, quindi avremo defezioni inevitabilmente, anche Anselmo, Cristiano, sono tutti allo stadio, grandi invitati per questa festa. Noi cercheremo in qualche modo, insomma, io mi appellerò a chiunque, già avverto anche in redazione, dovremo imbastire uno studio il più possibile chiaramente all'altezza, anche perché poi ci sarà Fiorentina-Chievo, la prossima partita di campionato. Però, a proposito di novità della domenica, anche questa coppia moglie e marito, che insomma vedrete tante volte... Casa Bianello, praticamente. Sì, cioè, Casa Robbiati. Non è casuale, cioè, non è usuale, no? Vedere trasmissioni sportive, moglie e marito che magari si, come dire, che bisticceranno. No! Sulla Fiorentina, no, ci mancherebbe. Sulla Fiorentina? Però ogni tanto si creano piccole tensioni. Vi faccio vedere. Dove? Se la regia agevola. Dove vi faccio vedere. Io so cieca. Filmatino. C'è un filmatino. Ah sì? Sì. Che stai facendo? Mi stai nervosendo. Ecco cosa sto facendo. Infatti lo vedo, vai. Cioè, fammi capire. Siamo un po' hot però. Fammi capire. Cioè, tu fai la colazione a lei? E mi tocca anche questo. Cioè, tu cucini per lei? Eh sì, ogni tanto mi tocca. Ok. Anche per i figli. Però se sbattere bene l'ovetto, Va bene. Ai, 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 ai. Che ore sono? Che ore sono? Va abbastanza bene. Siamo verso la mezzanotte andante, va bene? Gaddo, spegni il televisore. Per chiudere sulla domenica, non possiamo... Roberto, un attimo. Non possiamo vederci anche il sorriso di Carlotta Comparini, che lei sì ha lavorato quest'estate, lei sì si è concentrata sulla trasmissione, si è preparata, ha studiato tutto quello che succederà quest'anno, l'abbiamo anche incontrata qualche giorno fa e lei ci ha raccontato proprio come si è applicata sul calcio e sulla trasmissione. Vi faccio vedere cosa ha fatto quest'estate. "25 anni è un sogno, come quello di conquistare la fascia più ambita d'Italia. E Carlotta Comparini, volto noto di 38 Sport, è sulla buona strada. Miss Sport Lotto è la prima fascia regionale che assegnavano e questa bellissima vittoria mi permette di volare direttamente alle prefinali di Jesolo, in programma dal 29 di agosto. Per me è già tantissimo poter rappresentare la mia, anzi la nostra regione, durante una manifestazione così importante, anche perché questo è penso sia il concorso per eccellenza. E poi vedremo. Io spero che Miss Italia sia un trampolino di lancio. Domenica 21 agosto, vi aspettiamo. Infatti, hai visto come ha studiato? Miss Italia ha fatto. Sì. Io spero per lei, sì, davvero. Buon bella ragazza. Tutti tifiamo Carlotta. Certo, sì. domani sera con la fascia, se ci sta seguendo Carlotta. Sì, portala, mi raccomando. In studio. Quindi, vabbè, lei giustamente si è concentrata anche su tante altre cose, oltre a prendere il sole, ma qualcuno che ha lavorato tanto davvero c'è in vista delle trasmissioni sportive e ci proiettiamo sul lunedì di Mister Romero. Francesca ha lavorato tanto, ha studiato, ha ripassato continuamente. Abbiamo una clip anche su di lei, se volete, eccola qua. Allora, anche se non sembra, noi stiamo lavorando per voi, anche io sto lavorando per voi. Lunedì 22 ore 21, RTV 38, inizia Mister Romero, Mi raccomando, non sembra, ma qui stiamo lavorando per regalarvi veramente il calcio fuori dagli schemi. Vi aspetto. Tanto torna a dormire. Ciao, ciao. A lunedì.
E questa è la testimonianza appunto dell'impegno. Ma intanto torno a dormire perché la cura del sonno, voglio dire, fa bene, distende la pelle, un invidio risulta più rilassato, calma l'ansia, quindi certo. È tutto allora, funzionale. Mentre no? La regia contatta Luigi La Serpe, che sarà uno degli opinionisti giovedì sera di Mister Romeo, ci fa il quadro dello studio di lunedì? Allora, lo studio lunedì avrà quella seguente formazione, io, il mister e poi naturalmente i miei imprescindibili ospiti, i nostri imprescindibili ospiti, sarà una trasmissione davvero fuori dagli schemi con un che format... Che è anche l'hashtag ufficiale. Esatto, l'hashtag diciamo che si può estendere a tutto il palinsesto sportivo di RTV 38 perché davvero quest'anno è un palinsesto ricchissimo per tutti quelli che amano il calcio, che amano lo sport in generale. RTV 38 si è davvero impegnata per a 360 gradi fornirvi veramente tutto quello che ci si può aspettare da una televisione e anche di più, oltre naturalmente a tutte le edizioni giornaliere, mattino e sera del TG Sportivo, la domenica con Luca Renzoni, come avete sentito, poi lunedì ci sarò Andrea, io. Andrea, un altro po' e qui bisogna rimettere fattura, mi sa, in favore delle lodi vissute. No, non ci siamo allora, messi d'accordo, ci siamo allora, messi d'accordo. Però ci sono gli estremi della fatturazione. Si può dire che noi lavoriamo, siamo una grande squadra e quindi questo è molto bello. E quindi la grande squadra che funziona porta avanti il nostro palinsesto. Diciamo, noi abbiamo fatto mercato, questa battuta. Noi abbiamo fatto mercato e cerchiamo di portare a casa il risultato. Esatto, esatto. Ci sarà anche la strofata, eh? Ci sarà, ecco, la strofata. Spiegaci chi è, perché dichiara allora, Luigi. La strofata è Aline Don Carli Biondelli, mm-hmm. che è questa, una bellissima donna prima di tutto, ma è anche una bravissima astrofata, come dico io. Lei è un'astrologa di professione e quindi ci offrirà diciamo un punto di vista diverso, quindi un punto di vista stellare per quello che sarà appunto anche il nostro campionato. Poi non mancheranno naturalmente gli ospiti di un certo peso e mi riferisco naturalmente anche peso nel senso che hanno giocato al calcio come Alberto Di Chiara, Luigi La Serpe, che sta provando a contattare ma anche lui si sta godendo le ultime ore di mare, quindi non so se riusciamo a beccarlo in tempo visto che tra poco dovremo chiudere. Comunque gli mandiamo un salutone. Benedetto Ferrara. Ci sarà anche Gaia Simonetti, se non ricordo male, sì, lunedì questo, sera. Sì, questo diciamo negli ospiti diciamo che cambiano tutti, certo, tutti poi lunedì. Chiaramente... Poi il grande Benedetto Ferrara. Benedetto Ferrara, che aveva uno spazio un po' particolare. Abbiamo preparato anche una piccola grafica per farvi capire come appunto il ruolo di Benedetto all'interno della trasmissione di dibattito sarà anche un po' particolare, tagliato su di lui. Che sarà un... Diciamo è un modo di partecipazione del pubblico, dei tifosi, proprio su inerente naturalmente alle faccende della Fiorentina, di poter interagire direttamente con Benedetto Ferrara attraverso comunque noi della trasmissione, quindi domande social. Dirette o dei social naturalmente social. Che sono una sorta adibiti. Di risposte ai social, ai tifosi. Sì, e Benedetto Ferrara, noi naturalmente faremo una raccolta di quelle che sono le domande, risponderà e noi cercheremo naturalmente di dargli più spazio possibile, questo sarà l'angolo di Benedetto Ferrara. Esatto, anzi avete visto l'hashtag di Ferrara, ma potete anche tranquillamente andare a vedere i nostri canali social, certo, Facebook, su tutti, Instagram, dappertutto. Instagram. E andarli a mettere, vi a manca mettere le vostre domande. Snapchat vi manca. Snapchat, va bene, adesso ci attrezzeremo. Però per la diretta. Ci attrezzeremo, per la diretta può essere utile, però dicevo, se avete delle domande, tifosi Viola, che... volete porre indirettamente, diciamo, poi di fatto direttamente a Benedetto e sentire la risposta lunedì sera in trasmissione, potete andarla a scrivere adesso che conoscete anche il risultato del debutto sfortunato in campionato e poi sarà Benedetto, sempre che la Francesca veramente reputi la vostra domanda. Allora, innanzitutto non mi far apparire come un giudice ascensore perché non ne ho le competenze, due non esageriamo, però comunque cercheremo anche lunedì sera di stare al passo con la notizia perché saremo naturalmente supportati come ogni trasmissione di RTV 38 dalla nostra valentissima redazione sportiva, saremo sempre al passo. E qui bisogna rimettere fattura. Allora, sì, si fa dopo, dai. Visto che la Serpe non è raggiungibile, ma come, Luigi? Lo sento io lunedì, vai. È deluso dalla sconfitta. Rischiamo l'ultimo collegamento telefonico, non vi dico neanche con chi. Ci proviamo perché in questo puzzle che abbiamo cercato di andare a comporre questa sera manca il martedì sera, che è il martedì di Viola d'Amore. Noi abbiamo visto Alessandro Guetta in collegamento, che anche quest'anno sarà un pezzo della trasmissione del martedì sera.
con il suo lavoro di raccolta di voci, di opinioni in giro per Firenze tra i tifosi della Fiorentina, ma quello delle voci dei tifosi è uno spazio chiaramente all'interno di una trasmissione di un'ora e mezzo che David Guetta conduce e che vede di settimana in settimana, come avrete avuto modo di imparare a conoscere in questi anni, un ospite principale confrontarsi sui temi di attualità ma anche sui pezzi di storia della Fiorentina e poi le voci dei tifosi, dei ragazzacci di Viola nel cuore di Radio 1 Toscana che diventa Viola d'amore su RTV 38. David Guetta è in linea con noi dallo Juventus Stadium di Torino, dove ha commentato per Radio 1 Toscana la partita. David, buonasera, grazie per il collegamento. Buonasera. Seratuccia, serataccia, martedì si parte. Sì, si parte, ma ci vorrebbe veramente una sovrapposizione tra l'amore dei tifosi viola che 1500 hanno raggiunto Torino e il cuore che invece non c'è stato questa sera per entrare nell'analisi della gara. Io sono molto arrabbiato perché una partita come quella con la Juve la devi giocare sempre sopra le righe, poi non importa se la vinci, se la perdi, se pareggi, chiaro, perdere la faccia di girare le scatole, ma a me sembra che questa squadra sia un po' fighetta, è una squadra che a cui piace specchiarsi e siccome non hai mezzi tecnici per imporre il proprio gioco, figuriamoci in uno stadio come quello di Torino contro la Juventus, la devi mettere sulla grinta. Invece abbiamo avuto alcune ammonizioni per farli di frustrazione come con Tomovic, ma neanche abbastanza inutili, ma non ho mai visto la continuità, la rabbia che ci deve essere una fare una gara come questa. Quindi martedì racconteremo tutto questo, avremo come sempre un ospite importante, collegamenti e via a seguire, però perdere in questo modo fa rabbia perché non è stata una vittoria netta, anche se in verità meritata, si pareggia 19 minuti alla fine, il risultato lo devi portare a casa, insomma. Fiorentina è molto più scarsa rispetto a quelli di Sosa, hanno dato prestazioni molto molto superiori. Senti David, non so che rapporto tu abbia con il calciomercato, io personalmente sono arrivato un po' a detestarlo negli ultimi anni perché non si parla altro che di mercato. Io scherzissimo, sono scappato in qualche notizia proprio per caso. Però il mercato in questo momento c'è e ci sarà ancora per qualche giorno, fortunatamente da un certo punto di vista, perché questa squadra di qualcosa ha bisogno, ma vedi una volontà, una programmazione per arrivare a chiudere qualcosa da qui a settembre? Guarda, io ho questa storia del difensore, mi fa impazzire. Hanno fatto prima a completare la Salerno Reggio Calabria, che acquistare un difensore importante per la Fiorentina. Era l'agosto del 2015 quando l'allora direttore sportivo Pradè disse: ci manca un difensore, tutti convinti che a gennaio sarebbe arrivato. E chi si è visto a Firenze? Benaluan, mai convocato. Adesso dall'inizio, anzi dal 15 maggio, quando si è concluso il campionato, si dice: manca un difensore, forse mancano anche due, perché Roncaglia o Tom ci potevano essere delle buone riserve, uno è andato via. Adesso c'è solo Tomovic, abbiamo tre difensori su tre che stanno giocando una partita dietro l'altra e sono palesemente usurati, anche perché Gonzalo Rodriguez ha 32 anni ed è l'84 se non ricordo male, oggi ha giocato una partita di sotto la sufficienza e non si può, non ho mai visto una cosa del genere, parlavo con Bergomi prima della partita, non si può, una cosa di questo genere è inammissibile, non c'è spiegazione, sembra che ci si voglia fare del male da soli. Va bene, David, allora abbiamo capito che insomma partiamo... Io do per scontato che De Maio sia un giocatore non all'altezza di Astori e Gonzalo, poi magari De Maio durava di loro due, ma non mi sembra che i suoi trascorsi nel Genoa ci dimostrino questo, magari meglio di Tomovic, che è già qualche cosa. Va bene, David, grazie, ci vediamo allora martedì, ore 21, martedì, con Viola d'Amore in diretta qua. Sarà il terzo appuntamento, dicevamo, del nostro palinsesto sportivo che inizia in un certo senso la domenica e va tutto di filata fino al martedì per parlarvi sempre costantemente di Fiorentina e per tenervi aggiornati su quello che succede, non solo Fiorentina, anche l'Empoli ovviamente sempre in primo piano, stasera anche l'attualità e il debutto di Viola in campionato ci ha forzatamente portato sulla Fiorentina in maniera preponderante. Ce la facciamo velocemente a guardare anche il quadro delle partite di domani, visto che poi saremo in diretta alle 20.30 e quindi saranno tutte in contemporanea e inevitabilmente dovremo seguire anche quello che succede. Intanto c'è una nota che è interessante della Fiorentina su Borca Valero, che sì, è arrivata dopo la partita, la diciamo proprio in chiusura. La Fiorentina comunica che Borca Valero non è risultato disponibile per la gara contro la Juventus perché, come dicevamo, non era stata completata
la guarigione del guaio alla caviglia rimediato nell'amichevole contro il Valencia, seguiranno accertamenti e comunque la Fiorentina fa trapelare ottimismo in vista del suo impiego nella gara contro il Chievo, quella della festa, ma non ricordiamo anche che ci saranno in palio tre punti. È singolare che arrivi dopo la partita, cioè, quasi a spegnere delle eventuali voci. Le voci di mercato, comunque, anche se insomma, meglio tardi che mai, diciamo così. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Domani sera 20:30 siamo qua con Cristiano Anselmo e tutti gli altri che vi abbiamo detto. Noi di tocca a Francesca, martedì ci sarà David Guetta. Poi ci sono i nostri notiziari tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13 e alle 20. Di più non possiamo fare, e anche per stasera abbiamo dato tutto, abbiamo anche sforato. Grazie a tutti, grazie buonanotte. Allo studio, continuate a seguirci, siamo sempre qua. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.